Si chiama Mi salvo da sola, il libro di Rita Dalla Chiesa, un racconto liberatorio e pieno di sentimenti che unisce sensibilità e passione. La famosa conduttrice televisiva, intervistata nei nostri studi, ci parla di cosa l'ha spinta a scriverlo. Amore e dolore, felicità e perdita, successi e delusioni sono gli ingredienti del primo libro di Rita Dalla Chiesa, Mi salvo da sola. Racconta dei tanti momenti altalenanti vissuti con un unico punto fermo a cui potersi ancorare, se stessa. Perché hai voluto scrivere questo libro? Perché dovevo togliermi da dentro tante cose e avevo bisogno di scioglierle. Arriva un momento della vita in cui devi fare i conti con te stessa. Guardate la Puglia che mi ha dato il via. Che cosa hai voluto raccontare? Ma soprattutto la mia vita, ma che sembra con il passaparola che si stanno facendo le donne che leggono il libro, che sia un po' la vita di tutte le donne, soprattutto quando si parla di amore, di sentimenti, di figli, di aspettative, di sogni, di lavoro. Ma nella tua vita ti sei sempre o spesso salvata da sola? Io mi sono sempre salvata da sola, nel senso che non ho mai chiesto aiuto a nessuno, sono troppo orgogliosa per chiedere aiuto a qualcuno. Qualche volta è successo che io a qualche mia amica o qualche mio amico io dicessi: scusate, ho bisogno di voi, stasera venite a casa, perché sentivo che avevo bisogno di compagnia, avevo bisogno di sentirmi avvolta, no? In un abbraccio. È vero che qualche volta avresti voluto essere un po' più dura nei confronti di alcune persone? Ah, sicuramente. Perché mi sono resa conto che la troppa educazione qualche volta non fa bene, ecco. Però siccome mi hanno insegnato a essere educata non riesco a fare diversamente. Mi è successo soprattutto nel lavoro, non tanto nella vita privata o nei sentimenti, di non saper come affrontare una determinata situazione se non avessi tirato fuori l'arroganza anche degli altri. In questo libro tu racconti soprattutto di due amori della tua vita. Uno è quello che conoscono tutti. In questo momento per me l'altro grande amore è mio nipote. È Lorenzo, il mio cacciatore di stelle. Proprio l'altro giorno dicevo che ho avuto tre uomini nella mia vita. Mio padre, sicuramente, Fabrizio e oggi Lorenzo. Ci saranno altri libri per te? Guarda Daniela, non lo so, perché me l'hanno chiesto di scriverne. Questo è stata una seduta di analisi, chiamiamola così. E poi vedremo. A me piace tanto scrivere. Ed è tutto, grazie, a domani.